Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ed il vice sindaco Carmelo Versace hanno consegnato il nuovo plesso scolastico che andrà ad implementare gli spazi, l'offerta e i servizi dell'Istituto Tecnico Industriale Michele Maria Milano di Polistena. La struttura, realizzata con un investimento da 500.000 euro, risulta essere una delle prime tra gli interventi completati e finanziati dal PNRR. Oltre a numerosi docenti dell'istituto e al personale ATA, al taglio del nastro hanno partecipato la dirigente scolastica, il sindaco di Polistena Michele Tripodi, il dirigente del settore edilizia della Metro City Giuseppe Mezzatesta. Un investimento di 500.000 euro che ha visto la nascita di questo importante ampliamento che deriva dalla crescita degli alunni in questa importante realtà scolastica, che dovrebbe essere il primo lavoro del PNRR concluso a livello calabrese e forse, dai dati che abbiamo, anche a livello nazionale. Quindi l'orgoglio di una città metropolitana che cresce nelle sue strutture, che dà sempre più lustro alla sicurezza ma anche alla bellezza dei nostri istituti scolastici, e questo viene offerto a una comunità studentesca, di docenti, alla comunità tutta di Polistena, ma io penso anche di tutta la città metropolitana, che vede nella realizzazione di queste importanti infrastrutture anche l'idea di una istituzione che si sta modificando nel tempo e che sta cercando di colmare un gap col passato che era veramente fatiscente rispetto alle grandi città a livello nazionale. Ecco, siamo contenti di questo, non ci fermeremo qui, perché da qui alle prossime settimane inaugureremo altri istituti scolastici proprio all'interno di questo territorio metropolitano, e quindi ad maiora andiamo avanti e guardiamo al futuro.